Porto giù io Rocky, son veterinario, so quando ha bisogno di uscire. Porto giù io Ercole, son veterinario, so quando ha bisogno di uscire. Porto giù io Diletta, son veterinario, so quando ha bisogno... Ah, Diletta è mia sorella, sì, no, no, è vero, no, che mi ho fatto un attimo prendere la mano. Allora riporto giù Rocky, eh? Sì, lo so che è uscito 17 volte, ma fidatevi, ha bisogno. Ti prego, amore, fingiti vivo, ti prego, fallo per me. Vieni, fingiti vivo. Senta, professore, io non so come uscirne, ok? Ho capito che studio psicologia, ma sono al primo anno, lei è professore, mi aiuti! Come? Qual è il problema? Mio papà si crede un cameriere di sushi perché prima della quarantena ci andava tutti i giorni e ora gli manca. È impazzito, capisce? Sì, sì, per me è un 128, grazie. No, no, basta salsa di soia, grazie mille. Lo vede, è impazzito. Basta salsa di soia, papà, cazzo! Non funziona niente, non funziona niente, no, 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 no. Meno male che non ci sei più, cara vecchia Grecia antica. Perché? Perché io l'ho studiata la peste di Atene e non ho mai letto Tucidide dire che sull'autocertificazione scrivevano uscivo a comprare la droga. Ma ti sembra? Ma tu ce lo vedi il calo dei contagi nel Peloponneso che non si abbassa perché la gente usciva a fare jogging? Che società di perdenti. Sì, sì, voi ridete. Intanto lo smart working funziona. Noi siamo gli unici che continuiamo a lavorare. Sì, sì, ma voi dormite pure tutto il giorno. Tranquilli, mangiate, guardate Netflix. Siete degli sfigati, siete dei poveretti. Io vado a lavorare 8 ore al giorno. Ecco. Dai, raga, però svegliatevi. Dai, non fatemi lavorare da solo, ragazzi. Ma perché solo io devo lavorare con lo smart working, come dice Conte? Messaggio dalle bimbe di Conte: non insultare mai più il nostro uomo. No, nonno, non puoi mettere sull'autocertificazione che vai a mignotte. No, neanche se nonna è morta da 20 anni. No, papà, non puoi mettere sull'autocertificazione che vai a tagliarti i capelli. No, neanche se sei pelato da 20 anni. No, me stesso, non posso mettere sull'autocertificazione che vado a laurearmi. Neanche se sono iscritto in triennale da 20 anni. No, nonna, non sto preparando il vaccino. Ma nonna, non posso mettermi a creare un vaccino in casa, ti pare? Come, cosa mi sono laureato a fare allora? Senti, nonna, allora bevi della candeggina come dicono le fake news. Cosa ti devo dire? Nonna. Nonna. Nonna, stavo scherzando. Oh, guarda, vediamo la gente come comunica in quarantena. Ah, una diretta, interessante. Ah, un'altra diretta, interessante. Poi boh, un'altra diretta ancora. Screen di videochiamate. Sfida accettata, postiamo una foto di 20 anni fa. Salvini che prega, ce la faremo. Le brutte intenzioni, la maleducazione. Vabbè, questo è arrivato un po' dopo. Oh, un'altra diretta. La gente è stupefacente, davvero. Ciao a tutti e benvenuti nel magico mondo delle lezioni online per i bambini. Per noi maestre è tutto molto facile. Bambini, stampate questa scheda. Ah, già, non avete le stampanti. Allora andate sul libro a pagina 82. Ah, i libri li avete lasciati a scuola. Prendete il quaderno d'italiano, anche il quaderno, sì. Beh, chiamate il vostro compagno di banco. Ah, non avete ancora il telefono. Ma perché, Piaget? Non hai detto niente su cosa fare in quarantena. Invece di rompere i coglioni con tutto il resto, ma fallo un capitoletto, un trafiletto sulla quarantena, no? Piaci? Professore carissimo, buongiorno. Senta, ho trovato l'argomento della tesi. Schopenhauer viveva in quarantena. Sì, lo so, teoria azzardata, ma in questi giorni di quarantena, vede, mi sto facendo tutti gli svarioni che si faceva. Droghe non ne assumeva, o forse sì, vabbè, ma quelle anch'io. Quindi c'è solo una spiegazione. Ha vissuto in quarantena anche lui. Se c'è una cosa che nei momenti di crisi trova linfa vitale è proprio l'arte. Per questo noi la studiamo. Ora pubblicherò il mio curriculum e vedrete che in un secondo troverò lavoro grazie all'arte. Ops! Ho già avuto un'offerta proprio grazie alla mia laurea. Domani inizio in smart working. Pensa un po' a tutte le facoltà scientifiche che ci prendono in giro. Signora, buongiorno, che operatore ha lei? Ascolti, ma io le propongo su un piatto d'argento 5 giga al giorno, eh? Che mi dice? Signora, i giga servono per i social, per internet, i giga? No, allora un'enciclopedia di Caravaggio? No. Un CD di musicologia? L'ho dato come esame, è bello. Ciao, vado a suonare sul balcone! Ciao, vado a suonare sul balcone! Ciao, vado a... Basta, basta, ho capito. Bene ragazzi, queste sono solo alcune delle facoltà in quarantena. Commenta questo video con le facoltà che mancano, ma soprattutto iscriviti al canale. Chi non si iscrive vivrà per sempre in quarantena. Ma è una laurea.